Allora, a questo punto saluto doveroso da parte dell'istituzione che ha anche la fascia della Regione Toscana. Abbiamo con noi il presidente del Consiglio Regionale Toscano, che è Eugenio Giani. Ogni intervento brevissimo perché devono parlare in diversi e dobbiamo partire con il cooking show, si scuoce la roba fra 6 minuti, quindi avete capito. Siamo insieme al vicepresidente Lucia De Robertis, che è accanto a me, perché la presidenza del Consiglio regionale della Toscana volevamo fosse qui presente nel modo migliore per dare conforto a questa iniziativa che, dico al presidente, essere per noi motivo di grande onore. Il fatto che in Toscana quest'anno, l'anno dell'Expo, l'anno in cui l'Italia si è presentata al mondo attraverso l'enogastronomia, il congresso della prestigiosa Unione Nazionale dei Cuochi sia in Toscana a Firenze, è un fatto di grande significato. La Leopolda è sempre stata, dal 1861, da quando qui fu celebrata l'esposizione nazionale che aprì le porte, perché pochi anni dopo, esattamente 4 anni dopo, Firenze diventò la capitale d'Italia. In questa Leopolda, dove per la prima volta Barzanti e Matteucci esposero il motore a scoppio, o dove tutte le opere di innovazione del nuovo Stato italiano venivano a essere esposte, è importante che oggi a esporsi siano i prodotti della nostra Italia e soprattutto la sapienza dei cuochi, che questi prodotti li rende nella cucina più importante, significativa e di riferimento nel mondo. Grazie. Grande presidente, lei rimanga lì, passa gli avanti adesso, perché sennò si è incuniato dopo. E adesso è arrivato il momento, io credo doveroso, da parte del saluto, faccio la regola, dopo continuano i politici, presidente della Federazione Italiana Cuochi, Rocco Pozzulo. Grazie, grazie. Siamo arrivati, sono tre mesi e mezzo di intenso lavoro, sono un po' emozionato, potrete capire, perché con lo staff dei Cuochi Toscani, che sono stati fantastici, si è parlato con lo staff anche della Federazione Italiana Cuochi di questo evento e finalmente siamo arrivati. Vi do dei piccoli numeri: saremo circa 600-700 cuochi perlomeno ad oggi iscritti, quasi 350 persone di staff tra allievi dell'alberghiero e chiaramente tutti i cuochi e tutto quello che gira intorno al mondo della gastronomia. Cosa dire, Alex? Dico subito e vado nel vivo. Cuoco 3.0. Io sono molto curioso di sapere in questo momento quello che sarà la nostra professione. Abbiamo detto mille volte il futuro, non sappiamo, o forse qualcuno già lo sa, cosa ci può preservare. La mia idea di un cuoco normale è quello che si parli soprattutto di territorio, di prodotti tipici, del valore del cuoco che ha nelle cucine soprattutto e anche di tutti i giorni, di coloro che trasformano il prodotto e il cibo con la loro creatività, ma non dimentichiamo da dove nasciamo. E questo evento è fatto apposta per far comprendere il nostro valore, cioè il cuoco deve sempre stare più a fianco con i produttori e gli agricoltori. Usa il termine, sporcarsi le scarpe di terra per capire la difficoltà del produttore a far sì che escano fuori dei prodotti di qualità. E quindi vive i cuochi e viva la Federazione Italiana Cuochi!